bacio del tuo amore nel caffè. Che poi per quanto dolce sai, purtroppo amaro è. E mi ritrovo un po' più sola ormai. Non la capisco, signor Clemente, non so proprio cosa voglia dire. Che lei si intende di pittura? Veramente io... Luigi Urraca, non le ha parlato di alcuni quadri? Ah, sì, sì, ha ragione, è vero, me ne ero dimenticata. Beh, non è che mi intenda di pittura, ma posso aiutarla per quella faccenda. È vero, ha ragione. Il signor Urraca me l'aveva detto. Bene, allora come potremmo fare? Perché io dovrei risolvere questo problema fra oggi e domani. Dunque, mi faccia pensare. Possiamo fare così. Domani stesso io vado al museo. Lì ci sono delle persone specializzate che mi possono aiutare e darmi le informazioni di cui lei ha bisogno. Ah. Ma mi farebbe piacere che lei vedesse i quadri. Quando? Ma se è possibile subito, l'autista sta aspettando qui sotto. Potremmo andare adesso, poi la riaccompagno a casa, naturalmente, se non ha nessun impegno, nessun programma. No, no, l'accompagno volentieri, non ho niente da fare in questo momento. Buonasera, signor Clemente. Come va, Nora, come stai? Avrei bisogno della signorina Ferrer. C'è qualche problema? No, no, assolutamente no. Volevo semplicemente la sua opinione su alcuni quadri. Vengo subito. Va bene, saremo di ritorno tra un'ora. Tra 30 secondi sarò qui, permesso. Sì. Allora funziona. Questo piano funziona. Come sarebbe a dire che non vuoi mangiare? Non mi piace quello che trovo a casa. Ah, e cos'è che ti piace? Signor Clemente, lo sgridi. Vuole mangiare solo pizza o pasticcini? Nient'altro, sempre le stesse cose. Com'è questo fatto? È che non mi piace mangiare la carne con il cavolo. Beh, questo lo capisco, ma almeno mangia i pasticcini una volta alla settimana, il sabato per esempio. Le cose che ci piacciono devono essere una specie di premio. Se mangi quello che ti piace tutti i giorni, verrà il giorno in cui non ti piacerà più. Signor Clemente, sapesse, Nico può mangiare 100 pasticcini e vorrebbe subito anche il 101esimo. Caro Nico, va a mangiare immediatamente, te lo chiede il tuo amico Marco. Ma Marco... Senti, figliolo, come ti permetti di chiamare Marco il signor Clemente? Oh, ma non c'è problema, va bene. Se io lo chiamo Nico, lui mi può chiamare Marco, è logico. Vieni qui, amico mio, parliamo un momento. La sai una cosa? Quando avevo più o meno la tua età, detestavo le barbabietole. E la signora che mi ha cresciuto mi dava barbabietole a pranzo, me le dava a cena e me le dava anche per colazione. Quindi ora le barbabietole ti piacciono? No, non mi piacciono, le odio, continuo a detestarle. Ma questo non c'entra niente. Vai a mangiare la carne con il cavolo, d'accordo? Sì, va bene. Bravo. Accidenti. Sono pronta. Bene, andiamo. La porto via, ma la riaccompagno subito. Hai le chiavi, Rossella? Sì, Nora. Lo vedi che avevo ragione? La carne con il cavolo. Beh. Come ha detto? Ah, no, niente, niente. Cose mie. La ringrazio molto per aver accettato di venire con me. Non lo dica nemmeno. Per me è un piacere.
Ciao Eleonora, come stai? Bene, grazie. E Marco? Non c'è, è uscito. Credo sia andato a vedere dei quadri. Bene, allora lo aspetto un po'. Prendi qualcosa da bere? No, no, grazie. Ma che cosa hai fatto? Ah, Renato, ti sei tagliato i capelli e la barba. Sì, è vero, il taglio è stato, come dire, radicale. Che te ne pare? Come... Stai benissimo, stai proprio bene. Molte grazie. A che cosa si deve questo cambiamento? Beh, diciamo forse a una vita diversa. No, no, spiegati meglio, Renato. Che cosa significa una vita diversa? Ma come? Marco non ti ha detto niente. Aspetta. Beh, ma comunque non è un mistero per nessuno. Semplicemente ho conosciuto una persona molto importante per me. E sto considerando seriamente la possibilità di risposare. No, non me lo dire. Non posso crederci. Ma se è proprio questa la ragione per cui oggi sono venuto qui. Sto pensando di invitare questa persona a casa vostra uno di questi giorni per farvela conoscere. Che ne pensi? Quando vuoi, Renato. Che meraviglia, congratulazioni, davvero. È una bellissima notizia. Mi scusi, il commissario Fergal vuole vedere, signore. Sì, sì, certo, Bianca, lo faccia entrare. Va bene. Che sarà successo? Non lo so. Buonasera, come Buonasera. Sta, signora? È un vero piacere. Commissario, il signor Renato Clemente. Credo che ci siamo già incontrati una volta, mi pare, nell'ufficio di suo figlio. Sì. Come sta, come vanno le cose? Molto bene, grazie. La signora che mi ha appena aperto la porta mi ha detto che suo marito non c'è. Mi scusi, ma cos'è successo? Ecco, signora, per la verità, si tratta della donna che è scappata dal carcere. Non abbiamo ancora scoperto dove si trova. Ora però abbiamo saputo qualcosa e vorrei informare sia lei che suo marito e anche suo suocero. Ha capito a chi mi riferisco? Sto parlando di Gabriella Suarez. Quando si farà mio Antonio? Finora non è né entrato né uscito. Forse dovrei suonare e chiedere di lui. Oh, ma che dico? Se suono mi aprirà sicuramente quella vipera di mia moglie. No, 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 io non mi muovo. Ma si può sapere perché mi creo tutti questi problemi? Comunque, in fin dei conti, quello non è soltanto suo figlio. È anche mio figlio, se permetti, va bene? Papà! Ah, figliolo, come stai, ragazzo mio? Come è andato il viaggio? Però anche tu potevi dirmi con quale aereo saresti arrivato. Se me l'avessi detto, sarei venuto all'aeroporto ad aspettarti. Sono partito prima del previsto con un amico. Così ho potuto risparmiare un po' di soldi, capisci? Sì. Senti, per caso sei venuto a cercare? Sì, papà, mi dici perché sei andato a vivere in quel posto? Ma perché? Che cosa c'è che non va? Io non sto vivendo male e poi mi piace, Antonio. Io mi ci trovo bene, mi piace. Senti, papà, sono entrato nell'appartamento e mi sono quasi sentito male. Papà, tu ce l'hai una casa tua. Perché non vai a vivere lì? Ascolta, Antonio, questa non è una storia semplice da raccontare. Allora saliamo in casa così me ne parli con calma. No, 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 aspetta un momento. Non sono pronto. Figliolo, aspetta un attimo. Ascoltami, ascoltami. Questo per me è un giorno molto bello, figliolo, bellissimo. Lo aspetto da tanti anni, capisci, Antonio? Mi capisci, vero? Sono passati 5 anni dall'ultima volta che hai trascorso qui le tue vacanze. Lo so. Ebbene, perciò posso dire che questo per me è un gran giorno. Vederti così cresciuto, in forma, sei un bel ragazzo, accidenti. Questo per me è un giorno di grande festa. Non puoi rovinarmelo, accidenti. Non rovinarmelo facendomi entrare a vedere la faccia di tua madre. Ti prego, Antonio. Fino a quando continuerai con questa storia, papà? Fino a quando? Come posso dirtelo? Quella per me è una donna senza pietà. Mi capisci? Se ora io salgo in casa, la vedo e mi amareggio, ragazzo mio. No, 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 no. Ascoltami, tua madre dovrai domarla da solo. Da solo. Perché vedi, io come domatore ho fallito. E poi lei non ha bisogno di qualcuno che la domi. Quello di cui ha bisogno è uno di quei tipi che suonano il flauto e che incantano i serpenti. No, 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 no. Senti, sai cosa facciamo adesso? Andiamo a fare un giro, poi mangiamo qualcosa, va bene? E poi ce ne andiamo a casa mia, che non sarà il posto più bello che tu abbia mai visto,
Ma perlomeno è territorio libero, figliolo. Vieni su, vieni con me, dai che ci divertiamo un po'. Quei quadri sono davvero stupendi, signor Clemente. Beh, in realtà non ne capisco niente. Niente? Beh, a volte, qualche anno fa, in modo particolare, mi era venuta voglia di disegnare. Così, per distrarmi un po'. E mi dica, com'erano i suoi disegni? Rappresentavano volti, luoghi che ricordavo. Li tenevo in un appartamento dove oggi vive mio padre. Ah, in ogni caso erano cose da niente. Comunque, ecco, Picasso non è proprio la mia specialità. Beh, deve essere molto difficile occupare una posizione come la sua e riuscire anche a dipingere. Ammiro la gente che dipinge. C'è qualcosa di strano. Strano? Perché? Perché quando siamo andati a vedere quelle meraviglie, ho notato che lei ha sempre delle guardie del corpo che la seguono. Non deve essere facile avere tanti soldi, vero? Non è una scelta che ho fatto io. Me le ha imposte la mia società. Soprattutto il suo direttore, Leonardo, ha insistito molto. Perché? Forse ha dei nemici. Può darsi. Si tratta di affari? Scusi la curiosità. Chissà, forse cose che non c'entrano con gli affari. Ecco i pasticcini, signore. Grazie. Ah, il conto, per favore. Aspetti. Ecco, pago con questo. Grazie. Molto gentile. Ah, Rossella, quando la lascio da Nora, farmi il favore di dare questo pacchetto a Nico. Sono dei pasticcini che domani gli rallegreranno la giornata. Meglio della carne con il cavolo. Ma su questo non c'è dubbio. Mi sembra che le piaccia molto il figlio di Nora. Mi piacciono tutti i bambini. Lei ha figli, Marco? No. Sì, cioè, ne ho uno solo. L'ho adottato qualche anno fa. Mi scusi, forse ho detto qualcosa di sbagliato. No, 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 si figuri. In realtà, ho sempre desiderato avere un figlio. Ma suppongo che non si possa avere tutto nella vita. E lei ha quasi tutto, vero? Sì, più o meno. E così, per puro caso, ho saputo che nel carcere dove era detenuta Gabriella Suarez c'era una specie di, come posso dire? Sì, c'era una specie di laboratorio nel quale vengono svolti dei corsi di trucco e di parrucchiere e dove tutte le detenute hanno la possibilità di imparare. Sembra che Gabriella Suarez lo abbia frequentato e che abbia imparato quanto bastava. Che cosa vuole dire, commissario? Beh, voglio dire che in questo momento quella donna potrebbe essere completamente diversa. Diversa come? Signora, vorrei farle una domanda, mi scusi, ma in questi giorni non le si è avvicinata qualche donna o è venuto qualcuno qui a cercare lavoro, a vendere qualcosa? Non lo so, di queste cose si occupa Bianca, la signora che le ha aperto. Ah, certo, capisco. Beh, allora dovrò chiederlo a lei. Ad ogni modo, signora, le sarei grato se, quando torna suo marito, gli riferisse tutto quello che le ho appena detto. Mi scusi, commissario, ma non le nascondo che sono preoccupata. Stiamo cercando quella donna, signora. E la troveremo. Glielo posso assicurare. Secondo lei esiste la possibilità che si presenti in questa casa? Occorre semplicemente fare attenzione, signora. Nient'altro. Perciò, se vedete una persona che sembra anche vagamente sospetta, raccomando vivamente sia a lei che a suo marito di avvisarmi immediatamente. Stia tranquillo. E per quanto riguarda suo marito, il signor Marco Clemente, gli dica di fare molta attenzione se qualche sconosciuta gli si avvicina. Per favore. Ciao, Rossella.
Ah, ragazza mia, hai fatto una bella figura in quell'ufficio. Non ho mai visto il signor Clemente tanto entusiasmato per una nuova segretaria. Com'è andata? Molto bene. Il signor Clemente mi ha portato a vedere delle opere di Picasso. Lui è interessato a comprare questi quadri e, visto che conosco un po' di storia dell'arte, voleva sapere la mia opinione. Ma è incredibile, davvero. Che cosa? Beh, che il signor Clemente ti stia dando tutta questa importanza. Voglio dire, è il grande capo. Come dicono in ufficio, lui è l'onnipotente e chiede la tua opinione. Beh, probabilmente si sente un po' insicuro e visto che io un po' me ne intendo. Bene, Rossella, adesso voglio dirti una cosa. Da questo momento puoi considerarti assunta dall'impresa Clemente. Grazie, Nora. Questo lo devo a te. No, mia cara. Io ti ho aperto la porta, ma tu sei entrata da sola. Ah, aspetta, me ne stavo dimenticando. Questo te lo manda il signor Clemente per Nico. Che cos'è? Pasticcini. No. Oh. Caspita. Credo che il mio capo sia il migliore del mondo. Non è gentile. Senti, Rossella, c'è una cosa che voglio dirti. Per farti capire meglio. Il signor Clemente vuole tanto bene a Nico perché non ha mai potuto avere un figlio suo. E la cosa più bella nel suo comportamento è che non è amareggiato, ma che dia tutto questo amore agli altri bambini. Puoi prendere tutto quello che vuoi. Se a te va bene, mi piacerebbe leggere questo. Non c'è problema. Con questo. No. Forse è meglio quest'altro. Per te. Ma che belli, tesoro. Rose è una rosa. Come sei gentile, amore mio. Li metto in questo vaso. Sì, l'acqua c'è. Marco, tesoro, dopo che abbiamo parlato per telefono, è venuto a farmi visita quel commissario. Fergal? Sì. E che voleva? Voleva parlare di quella donna. Allora l'hanno trovata? No. No, Marco, però il commissario dice che può essere molto diversa adesso, perché mentre era in carcere ha seguito dei corsi di parrucchiera. Ha imparato a truccarsi molto bene. Oh, santo cielo, Eleonora. E come finisce questo? Senti, non prendermi in giro. Ti ricordo che quando siamo andati alla sfilata di moda organizzata dal carcere e l'abbiamo vista, non l'abbiamo riconosciuta. In primo luogo, Eleonora, nessuno può assicurarci che fosse lei. In secondo luogo, in terzo luogo e in quarto luogo, non passa un giorno senza che nominiamo quella donna. Marco, il fatto è... Senti, ho deciso che cosa fare con i quadri. Ah, hai deciso? Sono andato a vederli con qualcuno. Domani mi faranno avere la lista dei prezzi. Chi ti ha accompagnato? Vabbè, una ragazza nuova, una segretaria nuova. Nuova, Marco. Eleonora, vuoi continuare a giocare al film dell'orrore, eh? È una ragazza nuova che ha assunto Luigi e che, se permetti, a quanto pare, se ne intende un po' più di me di pittura. Soltanto di pittura? Ho fame. Sai chi avrei voglia di invitare a cena da noi? No, non lo so. Chi? Alessandro. Ah, Alessandro. Mm-hmm. Ma non abbiamo potuto parlare tranquillamente ieri alla festa. Ha fatto degli studi molto interessanti e vorrei convincerlo a lavorare per noi. Ma no, Marco. Proprio stasera. Ma io non ti capisco, lo sai. Mi sembravi felice all'idea che invitassi qualcuno a cena stasera. Ecco, non lo so, così all'improvviso. E poi forse lui ha degli altri impegni. Probabilmente a quest'ora sarà già uscito. Chiamalo. Tu, chiamalo adesso, chiamalo. Io vado a fare un bagno. Digli
che lo invito a cena da noi e che Marco Clemente invita pochissima gente a casa sua. No, su serio, digli che gli voglio parlare. Sì, certo. Io vado, Non riesco a capire come ti è venuto in mente di portare quella spilla alla madre di Elsa. Come mi è venuto in mente? Sai, ho trovato la spilla e siccome mi ero accorto che la sera della festa lei l'indossava... Ah, te ne sei accorto. Questo allora lo devo dire alla mamma. Ci mancherebbe solo questo. Papà, quella signora è veramente molto bella. Elsa mi ha parlato molto di lei in aereo. Ah, sì? E che ti ha detto? Ah, ti interessa. Ora mi stai prendendo in giro. Senti, sono andato a casa di quella signora perché è la madre di una tua carissima amica e allora mi è sembrato giusto fare un bel gesto, ti pare? Ma io non ti ho chiesto niente. Pensa, la mamma mi ucciderebbe. Come stai, papà? Bene, ciao. Dove sei? Ciao, tesoro. Come va? Sono andato a trovare dei vecchi amici, sai com'è? Dirò a Elsa che vado a trovarla domani pomeriggio. In realtà sono un po' stanca, lo sai? Figliola, non ti sei fermata da quando sei arrivata. E poi, quella ragazza, Elsa, non è la tua unica amica. A me sembra che ti dovresti interessare un po' di più alla tua famiglia, alle tue cugine e anche alle tue vecchie amiche del collegio, non credi? Va bene, brontolone. Chiamo le mie cugine. Mm-hmm. Brava. Sai, oggi sono andato in banca. Ah sì? E perché non mi hai detto niente? No, no. Volevo andare da solo, come un cliente qualunque, e osservare. Ho anche aperto un libretto di risparmio. Non dirmi. Sì. Sai una cosa, papà? Hai fatto bene. Sì, hai fatto benissimo. Hai veramente una grande banca. Te lo giuro. Non ha assolutamente niente da invidiare a quelle che ho visto all'estero. Veramente? Stai parlando sul serio, con sincerità? Sul serio? Tu sei mio padre e io ti ammiro. Sì, ti ammiro moltissimo. E poi immagino gli sforzi che avrei dovuto fare. Tu hai del talento. Davvero, papà. Se la mia opinione può servirti a qualcosa, per me sei stato grande. Mi emoziona che tu l'abbia detto. Che sia mio figlio a dirmi queste cose, Per me vale più del giudizio di tutto il consiglio d'amministrazione. Però devo anche farti una piccola critica. Credo che tu possa migliorare alcune cosette. Scusate, Alessandro, ti vogliono al telefono. Chi è? Eleonora. Eleonora. Nel 1925 inizia la fase surrealista di Picasso con il quadro I tre ballerini. Da quell'anno in avanti l'artista sviluppa questa tesi. I tre ballerini. Da quell'anno in poi sviluppa la tesi. Tu chi sei? Sono una tua amica. Io non ti conosco. Diego. Thank you.
E tu, mamma? Cia. Che cosa stai facendo adesso? Stavi sicuramente preparando dei dolci in cucina. Diego. Tesoro. Ciao, mamma. Dov'è? Sono andata un po' in giro. Avevo lasciato un messaggio per te a Delfina. Non te l'ha dato? Sì, sì, me l'ha dato. Mamma, non ci siamo viste ieri sera. Forse mi sbaglio, ma sei rientrata tardissimo. Senti, Elsa, ho bisogno di parlare con te, amore mio. Hai un attimo da dedicarmi? Sì, mamma, dimmi. Vieni, siediti qui un momento. Tu non sai niente della mia vita, Elsa, e io vorrei... Lo so, mamma. Uno dei motivi per cui sono venuta è per conoscerti meglio. E credo di aver fatto bene. Mamma, oggi ho parlato con una persona molto importante. Tesoro, No, mamma, ascoltami, te lo racconto. Senti, oggi ho parlato con il signor Leonardo Mendoza, il vicepresidente delle imprese Clemente. Oh, sai, è un uomo molto fine, affascinante. Mi ha invitato a pranzo e domani comincio a lavorare con lui. Certo, all'inizio sarò solo una consulente in una specie di programma turistico. Comunque è previsto un investimento enorme. Figurati che anche il papà di Maria Grazia è dentro questo progetto. Ah, a proposito, mamma, Maria Grazia mi ha raccontato che l'ha trovato qui che parlava con te, perché era venuto a restituirti qualcosa. Mamma, questi contatti sono molto importanti per me, tanto importanti, io ne ho bisogno. E mi fa piacere che il papà di Maria Grazia sia diventato tuo amico. Che cosa volevi dirmi? No, niente, amore mio. Ne parliamo in un altro momento, d'accordo? D'accordo. Papà, ma come fai a vivere qui? Sì, sì. Non è molto in ordine, vero? Papà, perché non mi hai detto che te la stavi passando male? No, non è vero. E poi questo che importanza ha? Ma come sarebbe a dire che importanza ha? Io stavo studiando all'estero. Tu mi mantenevi agli studi. E vivevi qui, in questo modo. Ma guarda, ragazzo mio, che io non vivo così male. Non critichiamo, eh? Considera che è sempre meglio di quando vivevo con quella vipera di tua madre. Senti, papà, per favore, non parlare così di mamma. Sì, hai ragione, sì, va bene. Certo, figliolo, certo. È tua madre. Comunque, io sto bene, figlio mio. Come puoi vedere, non vivo nel gran lusso. Ma perlomeno vivo con della gente autentica, te l'assicuro. Senti, papà, io voglio portarti via da qui. Tu devi vivere in un posto più dignitoso. No. Io qui ho il mio lavoro e ho il mio piccolo ufficio. E poi a me piace stare qui. Mi piace, figliolo. Vedi, in fondo io non sono mai stato tanto diverso da tutto questo. Mi capisci? Il fatto è che tu mi ricordi sempre con molto affetto. Sì, è così.
E questa gente che vive a fianco a me, questa gente che tu sei andato a trovare, per me è come, come posso dire, non trovo le parole, ragazzo mio, sì. Beh, io ci sto bene, lo capisci? Senti, quella gente ha vissuto, anzi, cosa dico, vive una situazione orribile, Antonio, credimi, e nonostante tutto mi hanno dato fiducia, affetto, hanno avuto molta fiducia in me. E mi hanno aiutato a ritrovare un poco di quello che credevo ormai perduto per sempre. Te l'assicuro. Parlo della fiducia che ho in me stesso. L'avevo perduta, davvero. Io mi sentivo soltanto un fallito. Per questo. Adesso questa casa per me è un castello. E non la cambierei con niente. Perché, ascoltami, Antonio. Qui di fianco vive un essere umano, del quale io sono. E pensa molto bene alla parola che sto per dirti. Innamorato. Sì, innamorato. Sì, senti, questo a te io voglio dirlo, Antonio. Perché sei mio figlio, ciò che amo di più al mondo, mi capisci? Perciò come posso vergognarmi, Antonio, di dirti la cosa più bella che mi è accaduta ultimamente? Papà. Ti sono grato. Come posso ripagarti per tutto quello che hai fatto per me? Come? Onorando il nostro nome, figlio mio. Onorandolo. Che un giorno si sappia che c'è stato un Benavides che è servito a qualcosa nella vita. Un figlio di Alberto Benavides. Il peggior avvocato del mondo. Ma anche l'uomo più felice del mondo, Antonio. Tardi. Sì, ma devo studiare perché domani ho il mio ultimo esame. Che esame? Biologia. E l'argomento qual è? La fecondazione. La riproduzione. Tutte queste cose. Tu te ne intendi? Sì, un pochino. Ho conosciuto qualcuno che ne sapeva molto. Sì? Sì. E aveva un libro, come il tuo, però più... Più complicato? No, no. Non complicato. Le cose belle non sono mai complicate. Questo argomento non può essere complicato, perché è affascinante. E se lo studiamo è perché ci piace. Ci piace davvero. Allora diventa tutto più semplice, più chiaro, più bello. Vedi, questo è l'utero. Questa è la placenta. E questo è il liquido amniotico. Tu eri così. Tu eri così. Che ti prende? Perché stai piangendo? Non è niente. Niente. Non farci caso. Non farci caso. Sono soltanto una sciocca. Sai, a volte penso di avere un figlio come te. Un figlio a cui poter dire: mangia la carne con il cavolo. Anche se non gli piace, vorrei dirgli di mangiare un po' di carne con il cavolo. Ti prego, Nico, scusami. Non volevo rattristarti.
Sono Eleonora. Ciao, Eleonora. Marco vuole invitarti da noi questa sera. Marco? Tu no? Ho detto che Marco vuole invitarti a cena da noi questa sera. Va bene, ho sentito. Allora, che cosa gli dico? Tu ci sarai? Ma certo che ci sarò. Ceno sempre con lui. In questo caso verrò, d'accordo. Allora ti aspettiamo. Ce la fai a essere qui tra mezz'ora? Va bene, mi cambio e vengo da te. Il volo è confermato, signor Mendoza. Alle 10? Sì, ho già parlato con i piloti e mi hanno detto che la aspettano alle 10. Bene. Mi scusi, signor Mendoza, non vuole che chiami anche quella signorina? No, me ne occupo io, Gerardo. Grazie lo stesso. Bene, d'accordo. Buonasera, signor Mendoza. Ah, Gerardo, aspetta. Dì a Marco che lo chiamerò domani. Va bene. Ciao. Pronto? Sì? Sì, sono sua madre. Buonasera, signor Mendoza. Sì, sì. Alle 9? Dice che l'aereo parte alle 10. D'accordo, glielo riferirò. Buonasera. Ciao, mamma. Ciao, tesoro, era per te. Chi era? Il signor Mendoza. Che ha detto, mamma? Ha detto che devi trovarti alle 9 nel suo ufficio, puntuale, perché l'aereo parte alle 10. Ah, quanto tempo resterai fuori, Elsa? Saremo di ritorno nel pomeriggio. Mi piacerebbe se potessi venire anche tu, mamma. Senti, tesoro, quando sei andata in quell'ufficio, hai visto il signor Clemente? No. Perché, mamma? Niente, così. Ah, a proposito... Maria Grazia mi ha raccontato che quel signore qualche anno fa ha avuto dei problemi con una donna, che è finita in carcere. Sì, ho sentito qualcosa del genere. È incredibile, no? Un uomo così famoso, coinvolto con qualcuno che è andato in carcere, e mi hanno detto che lei è scappata, il colmo. Già. Che storia strana, vero? Sì. Mamma! Sì? Pronto. Signora Mariana, parla Gabriella Suarez. Ho bisogno di vedere mio figlio. Ho bisogno di vedere mio figlio. Mi hai fatto
innamorato.